Bene, siamo qui con Michele Panza, consigliere della Branca Leone Asti e anche atleta di buon livello. La 24 per un'ora è terminata, Branca protagonista. Molto bene, sì, siamo molto contenti, per il terzo anno consecutivo vinciamo la classifica delle donne femminile con un record difficilmente ribattibile, ma ci riproveremo l'altro anno con più di 308 km percorsi dalle 24 nostre ragazze. Siamo molto contenti per il primo posto assoluto come chilometri percorsi da Gagliardi Gabriele e la prima donna Elisa Stefani. 17.906 per Gabriele e 16.309 se non ricordo male per Elisa. Manifestazione che ha concluso per la 42esima volta, Branca sempre presente, purtroppo a livello assoluto è qualche anno che non riusciamo a vincerla, speriamo un altro anno di riuscire a batterci ancora meglio, per riuscire a vincerla almeno dopo un po' di anni, rivincerla anche noi. Ok, podio sfiorato a livello maschile. Sì, quarti, è vero, quarti assoluti a livello maschile, a circa 800 metri dal podio e con 2 metri di vantaggio sulla quinta al Borgaretto. Siamo contenti comunque, ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile. Ok, comunque siete riusciti a portare quanti atleti a correre? Sì, noi avevamo oggi 3 squadre, una maschile, una femminile, una mista, quindi in pratica 72 atleti, poi con alcune riserve, con alcuni che ci hanno aiutato nelle 24 ore che comunque ci vanno anche qualcuno che ti aiuti a che tutto funzioni nell'organizzazione della gara, che comunque è una gara un po' complicata, molto particolare, molto bella e che quindi un altro anno spereremo quindi appuntamento all'anno prossimo con quali obiettivi? Sperando nel podio come minimo maschile e a ribattere il record femminile. Vincere! Questo di sottofondo Maurizio Fiora. Il nostro Maurizio Fiora. Che lancia un proposito di vittoria. Va bene, grazie e alla prossima. Grazie a te, grazie Fausto. Grazie.